Il segno più nel logo del Natale fanese ha portato bene, perché se è vero che in generale le presenze turistiche in provincia sono state in calo a causa dell'effetto terremoto, a Fano c'è stata una riconferma delle presenze, quindi un dato positivo e in controtendenza sull'andamento generale. Facce soddisfatte quindi nella conferenza stampa di stamattina, dove Proloco, Comune e associazioni di categoria hanno tirato le somme di un mese di eventi, iniziative e mercatini. C'è stato un lavoro straordinario dell'amministrazione comunale, delle tante associazioni coordinate dalla Proloco e devo dire che è stato un lavoro molto apprezzato, come si vede anche dal video promozionale che abbiamo fatto a conclusione del lavoro. Sono passi in avanti anche rispetto allo scorso anno. C'è da dire che in due anni si è passati da una situazione di quasi bassa a un livello molto, molto alto e apprezzato non soltanto dai fanesi ma anche da tanti cittadini che sono persone, turisti che sono venuti da altre città, a dimostrazione che questa città ha un potenziale ed è si sa valorizzare. Ovviamente questa è una sfida in crescita, ogni anno aggiungeremo delle novità, anche il prossimo anno, già stiamo pensando al prossimo anno con nuove unità, quindi grande soddisfazione per come sono andate le cose e voglio aggiungere, anche lanciando nuovi stimoli, c'è stato un Natale più e il prossimo progetto sarà un centro più, perché sempre più lo valorizzeremo con altre idee e progettualità che andranno a valorizzare ulteriormente questa città. Il percorso iniziato due anni fa dalla Proloco, spronata dall'amministrazione per dare una cifra distintiva del nostro Natale, è una macchina in movimento ma che dà segnali chiari su qual è la direzione giusta, su dove puntare la barra del timone. Eccellenze, diversificazione e coinvolgimento globale della città. Ed infatti abbiamo visto più di 1500 bambini coinvolti in diversi momenti del Natale, ben 600 visite guidate alle nostre bellezze storiche e 8000 visite al presepe di San Marco, tutte farina del sacco nostrano, senza aiutini tipo pullman da candelara come lo scorso anno. Noi della Proloco ci abbiamo messo tanto, un'azione di coordinamento, ma siamo riusciti a metterci tanto perché l'amministrazione comunale ha fatto una scelta chiara, quella di far crescere questo periodo natalizio, e i commercianti, le associazioni ci hanno seguito. Ovviamente noi Proloco senza tutto questo non potevamo far nulla, ma credo che sarebbe stato anche il contrario, quindi c'è stata una sinergia forte per arrivare a veramente un bel momento dell'anno, che è quello del Natale. Quindi se pensiamo a due anni fa com'era il progetto del periodo natalizio, oggi veramente siamo ad un ottimo livello.